Buonasera, dichiaro aperta la terza seduta del Consiglio Comunale alle ore 19:13. Di Perini. Presente. Di Lauro. Presente. Lauro. Presente. Carafa. Presente. De Petra. Presente. Di Giuseppe. Presente. Pietro Paolo. Presente. Di Marino. Presente. Candeloro. Presente. Passalli. Presente. Giuliani. Presente. Pianieri. Presente. Bosco. Presente. Primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali precedenti della precedente seduta del 29/11/2021. Se ci sono osservazioni si possono fare, altrimenti diamo per approvato il verbale. A posto, allora possiamo, norma di regolamento. Ok, allora andiamo avanti con il secondo punto all'ordine del giorno, che è la revisione periodica delle... Secondo punto all'ordine del giorno, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo di legge 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legislativo di legge del 16 giugno 2017 numero 100, partecipazioni detenute al 31/12/2020 e provvedimenti. Prego l'assessore di riferimento, l'assessore De Petra, può prendere la parola. Grazie Presidente. Allora, le pubbliche amministrazioni e i comuni devono controllare tutte quelle società che collaborano con il comune stesso, di cui i comuni hanno delle partecipazioni. La legge istitutiva di questo controllo del 2016 e alla data del 30 settembre del 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni da questo possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che poi dovevano essere allenate. All'epoca il Comune di Casoli, e quindi con delibera del Consiglio Comunale numero 47 del 28 novembre del 2017, ha deliberato in merito e quindi effettuando quello che il legislatore, le previsioni, quello che il legislatore aveva previsto. Inoltre i comuni e le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente un ulteriore controllo e proprio effettuano un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono le partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o la cessione. I provvedimenti di cui ho parlato poc'anzi vengono effettuati entro il 31 dicembre e si riferiscono alle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Alla luce di queste considerazioni sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Casoli detiene partecipazioni alla data del 31 dicembre 2020, quindi, e analiticamente dettagliata nella scheda allegata alla presente delibera sotto l'allegato A che è parte integrante e sostanziale di questo provvedimento. Le società sono la SASI, l'ISI, l'Econan e l'ASMER. Per quanto riguarda l'ISI, preciso che dobbiamo prendere atto che l'ISI era una società di liquidazione da cui era il 31/12 del 2020. Questa liquidazione si è conclusa con la cancellazione di questa società dal registro delle imprese della Camera di Commercio in data 37/2020. Il presente provvedimento quindi costituisce
atto di indirizzo programmatico per le azioni che questo ente intende attuare in materia di società partecipate e di demandare quindi alla giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto stabilito. E a tal fine la giunta comunale riferirà in consiglio sull'attuazione di quanto oggetto del presente provvedimento, anche se alla luce di quello che ho detto, cioè l'unica società che dobbiamo ancora tenere sotto controllo è appunto la cancellazione definitiva e la messa in liquidazione definitiva dell'ISI. E poi Presidente chiedo di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e stare l'urgenza di provvedere. Grazie. Grazie mille Assessore. Interventi? Solo una. Prego Consigliere Giuliani a facoltà di parola. Grazie. Adesso penso sia attivo. No, solo una considerazione, leggendo il testo della proposta di delibera, potrebbe anche essere un recluso, magari un errore di battitura, perché nel momento in cui viene fatta la considerazione ulteriore a pagina 3 della possibilità di mantenere da parte dell'ente comunale delle partecipazioni in alcune società, c'è un riferimento al comune di Castelfrentano, nel senso è un recluso. No, non volevo, perché okay, l'ho umanizzata, se così fosse, se cioè, non è un errore questo. Non si attrevo, era solo per capire se ci fosse no. Qualche un passaggio che mi la carta copiata in badoce. Qui a pagina 4, a più parti? No, soltanto in una parte. E li controllo sempre un secondo, io ce l'ho qui. No, anche se magari in fase di registrazione va corretto, visto che... Ma alla proposta o all'allegato? No, alla proposta. La proposta era questa che e poi un'altra considerazione, per quanto riguarda l'immediata eseguibilità, l'urgenza... Ma sì, che l'urgenza è dettata dal termine dell'impegno di scadenza al 31-12? Eh sì, da questo e poi dagli atti conseguenziali, questo dobbiamo trasmettere alla Corte dei Conti e deve essere inserito sulla piattaforma di BDAP. Ok, ovviamente per poter far sì che lo sia... Scusa, le domande le devi ripetere con me, non ha preso. Ah, mi scusi, era semplicemente... Non ero sintonizzato. Non volevo, anzi. Quindi dicevamo, per l'immediata eseguibilità in questo caso però è anche necessaria la discussione della maggioranza a favore del provvedimento. Sì. Cioè da l'ho precisato, però questa delibera va inviata dagli abitati organi che comunque poi devono effettuare un controllo. Anche perché, cioè, vi dicevo prima, non è il nostro caso, ma pensate alle grosse realtà tipo Roma, Firenze, dove loro partecipano a tantissime società. E quindi la ragione della legge è proprio quella di dare la possibilità al Consiglio Comunale, ai consiglieri e alle varie amministrazioni di avere un'idea di quelle che sono le società partecipate e la loro attività. Tant'è che all'inizio proprio la ragione della legge era proprio quello di eliminare tutte quelle società dove ci erano delle partecipazioni che alla fine erano soltanto, tant'è che addirittura si parlava di gettoni di presenza, tenendo conto addirittura del numero degli amministratori di queste società. Esistevano delle società dove venivano gestite soltanto servizi, passati proprio per i gettoni di presenza e per le varie indennità. Quindi noi siamo in una realtà completamente diversa. Gli enti di cui ho parlato prima collaborano attivamente non solo con il Comune di Casoli ma anche con gli altri enti e quindi parliamo di realtà completamente diverse. Grazie. Procediamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Zanda? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Okay. Consiglio approva all'unanimità. Andiamo avanti con il terzo punto all'ordine del giorno. La nomina del revisore contabile unico del Comune di Casoli a seguito di sorteggio effettuato dalla Prefettura di Chieti. Prego l'assessore deputato De Petra a riferire. Grazie Presidente. La nomina del revisore dei conti negli ultimi anni avviene tramite la Prefettura. Il nostro revisore, il mandato del nostro revisore è scaduto il 28 novembre del 2021. Il dirigente di ragioneria, con una nota del 20 settembre del 2021, ha chiesto appunto alla prefettura, all'ufficio territoriale del governo di Chieti, di effettuare quelle che sono le operazioni per il rinnovo, quindi per la nuova nomina del revisore presso il nostro comune. Il nominativo comunicato è quello della dottoressa Ioppi Emma. La dottoressa ha comunicato al nostro comune di aver accettato la nomina, di non avere l'incompatibilità per ricoprire questo incarico, e con la delibera di questa sera stabiliamo anche l'importo, e la legge che lo prevede, per il compenso, diciamo, che il revisore percepisce per l'attività che svolge per il Comune di Casoli. E la somma, il compenso annuo stabilito è di €7.200, perché si tiene conto della fascia demografica, quindi il nostro comune è compreso tra i comuni che da 5.000 a 9.999, e quindi questi €7.200 corrispondono alla fascia inferiore, cioè il massimo della fascia inferiore. E questo compenso è stato accettato dalla dottoressa Loppi, e quindi sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente delibera: di prendere atto dell'esito del procedimento di estrazione dei nominativi candidati aventi requisiti per la nomina dei direttori dei conti, e di prendere atto che la dottoressa Loppi ha accettato la designazione ed ha autocertificato l'assenza di cause di impedimento, di riconoscere alla predetta dottoressa un importo di €7.200 annuo per l'attività che svolge, e che il presente incarico avrà la durata di 3 anni, e questa delibera verrà trasmessa alla prefettura. E infine chiedo, Presidente, che la presente delibera venga sottoposta all'approvazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, e proprio perché dal momento in cui il Consiglio Comunale si esprime, la dottoressa Rocco prenderà incarico per convenzione dei conti presso il nostro comune. Grazie. Grazie Assessore, interventi. Se non ci sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Ok. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva l'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Consiglio approva all'unanimità. Okay. Andiamo avanti con quarto e ultimo punto all'ordine del giorno. Regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio di volontariato denominato Nonno Vigile e provvedimenti. Prego l'assessore Veronica Vallo a prendere la parola e a riferire al Consiglio. Buonasera a tutti e grazie Presidente. La delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio ha per oggetto, come ha ricordato il Presidente, il regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio di volontariato denominato Nonno Vigile.
Premesso che in diverse realtà locali sono presenti figure simili e preso atto dell'importanza sociale che la figura del nonno vigile riveste, poiché permette alle persone anziane di impegnarsi attivamente e offrire la propria esperienza all'intera collettività, questa amministrazione intende impiegare dei volontari in pensione residenti in questo comune al duplice scopo di tutelare la circolazione stradale e l'incolumità degli studenti nei pressi dei plessi scolastici e di rafforzare il rapporto intergenerazionale anziani-bambini, valorizzando l'anziano quale elemento di arricchimento per l'intera collettività. Dato atto che il servizio nonno vigile è un'attività gratuita, volontaria e socialmente utile e che il rapporto che si viene ad instaurare tra il comune di Casoli e i volontari non ha carattere di attività lavorativa e non costituisce rapporto di impiego, si chiede di approvare il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del servizio di volontariato denominato nonno vigile volontario come da allegato costituito da 12 articoli da allegati A e B. Si richiede inoltre, Presidente, di dichiarare la suddetta deliberazione di approvazione della presente immediatamente eseguibile. Grazie Assessore, ci sono interventi al riguardo. Prego consigliere Vassalli, ha facoltà di parola. Buonasera a tutti. Io ho letto il regolamento e volevo solamente fare alcune precisazioni, più che altro chiedere alcune delucidazioni. Da premettere che è un servizio per il quale siamo sicuramente d'accordo e favorevoli già da anni, è stato attuato in tante altre zone d'Italia. Prima di tutto vorrei capire chiaramente il numero di persone incaricate, quanti ne saranno in rapporto alla popolazione scolastica oppure dipende dal numero di domande presentate? Cioè, se 100 persone presentano la domanda, 100 persone risultano idonee, tutte 100 verranno utilizzate in questo servizio? Poi l'altra, e questa è una pignoleria, ma purtroppo non posso fare a meno di sottolinearlo per quanto riguarda l'aspetto medico, l'aspetto sanitario, si parla di un certificato medico. Sarebbe il caso di specificare che tipo di certificato medico. È un certificato medico di tipo anamnestico, per intenderci come quelli che vengono rilasciati dal medico curante per conseguire la patente di guida? Altrimenti chi deve rilasciare questo certificato medico? Un medico competente del lavoro, quindi il medico competente del lavoro del comune, anche perché il testo unico dice chiaramente che si intende per dipendente anche colui che svolge attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale, perché per valutare l'idoneità fisica allo svolgimento di un'attività bisogna avere dei requisiti particolari. L'altra cosa che mi preme sottolineare è l'uso di farmaci. Questo naturalmente solo il medico curante può stabilire se la persona sta utilizzando farmaci che in qualche modo possono comportare un ritardo nei riflessi. La cosa che invece contesto, anche perché ritengo che da un punto di vista lessicale sia errata, è il termine uso di sostanze alcoliche. Allora, io entrando in comune ho fatto uso di sostanze alcoliche, ho prelevato del gel a base alcolica e mi sono sanificato le mani. Ma bisognerebbe specificare l'assunzione di bevande alcoliche, non l'uso di sostanze alcoliche, perché anche chi sanifica una superficie con dell'alcol denaturato sta facendo uso di sostanze alcoliche. Ma come si fa a valutare l'abuso? Chi è responsabile del controllo? Se uno dei nonni vigili si dovesse presentare sul posto di lavoro in una condizione di ebbrezza alcolica, chi è che è autorizzato ad allontanarlo o a richiamarlo? Sarà sempre comunque presente anche un vigile urbano che, oltre naturalmente a svolgere la sua normale attività, controllerà anche lo stato
di questi soggetti che verranno a collaborare, ed io penso che da un punto di vista organizzativo, regolamentare, vada fatta una certa chiarezza anche per evitare il rischio di esporci a situazioni incresciose tipo battibecchi, alterchi con i genitori degli alunni, quindi con gli alunni, al fine di tutelare sia il nonno vigile sia naturalmente il genitore dell'alunno, qualora dovesse nascere un contenzioso. Va benissimo l'assicurazione, mi auguro che non venga mai utilizzata, che non ci siano infortuni né aggressioni da parte dei genitori degli alunni. Ecco, però questi aspetti andrebbero specificati, e soprattutto questo patentino dopo la formazione, così come vedete ogni formazione che poi ci sia una verifica dell'apprendimento, bisognerà somministrare dei test ai quali queste persone possano rispondere, perché altrimenti mi sembra un po' campata in aria l'istituzione se non ci sono poi dei dati concreti. Grazie. Grazie consigliere, intervento, assessore. Grazie presidente, grazie consigliere Bassardi. Allora, sicuramente la sua esposizione vuole chiarire degli aspetti fondamentali. Considerato che il regolamento ne avete in disponibilità da oramai credo oltre 10 giorni, forse 15 giorni, se ci sono delle proposte o devono essere avanzate, ben vengano. Per sì, chiedere una delucidazione. Sì, veramente, ben vengano, specialmente per quanto riguarda l'aspetto prettamente medico, che lei sicuramente avrà un modo meglio esplicitato. Per quanto riguarda il numero, tutti coloro i quali saranno reputati idonei verranno inseriti. Come verrà fatta questa cosa? Viene fatta in ragione del responsabile del servizio, che è il comandante dei vigili, che si chiama Avvocato Tomei Corrado. Saranno i volontari invitati a colloqui individuali con il responsabile del servizio polizia locale o suo delegato per valutare le attitudini e disponibilità del candidato. Quindi il numero, tutti coloro che sono idonei saranno inseriti in questo elenco. La valutazione è sempre ovviamente sotto il coordinamento del comandante dei vigili, lui che disporrà cosa fare, cosa non fare, e nel regolamento è anche specificato in che modo devono stare i nonni vigili a servizio e a coadiuvare l'esercizio di questa funzione. Per quanto riguarda l'aspetto prettamente medico, e là è la classica frase che viene utilizzata da tanti regolamenti utilizzati, come avete ben detto anche voi, della idoneità, adesso non ricordo bene la frase, ma l'idoneità medica, questa classica che si è fatta. Se invece ci si vuole specificare qualcosa di tecnico, lì può ovviamente ribadire all'interno del Consiglio, credo che si possa sicuramente inserire senza nessun'altra difficoltà particolare, e così come se ci sono delle altre considerazioni da fare, ben vengono sotto l'aspetto medico. Comunque fondamentalmente il servizio sotto il controllo e vigilanza del comandante dei vigili, a supporto dei vigili, ed è il comandante che revocherà in modo di utilizzo, chi utilizzare, in che ragioni di numero e che consistenza anche di attività all'uscita e all'entrata della scuola dei ragazzi. Sì, sì, il fatto che sia il comandante dei vigili sicuramente. Allora io chiedevo del numero di persone, per cui tutti e poi si deciderà di volta in volta quante persone utilizzare, e specificare meglio chi rilascerà questo certificato. Cioè, se io voglio partecipare, ma il medico curante si rifiuta di rilasciarmi il certificato, perché non è naturalmente uno dei certificati che devono essere rilasciati obbligatoriamente dal curante, come si potrebbe ovviare? Che ci possiamo mettere? Un qualsiasi medico. No, invece del dottor, che ci possiamo mettere? Ce lo mettiamo? Che ci possiamo mettere? Sì, 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 per specificare o il medico curante o qualunque medico di fiducia, dipende, ma soprattutto quello che consiglio è di allegare un certificato non medico.
Cioè, io medico, per sapere se una persona non fa abuso di bevande alcoliche, dovrebbe fare un esame specifico del sangue e il CPT dietro il rilascio del consenso informato. Nel rilascio del certificato per la patente dell'auto è il paziente che dichiara di non fare uso, di non abusare di bevande alcoliche e firma. In modo tale che così non è il medico solo che si assume la responsabilità, ma è lo stesso paziente, in questo caso lo stesso nonno vigile, che dichiara sotto la propria responsabilità e non consegna al medico che controfirma. Il dottore ci dice la frase esatta. Io faccio riferimento al certificato anamnestico. Che significa certificato anamnestico? E io medico raccolgo i dati, per cui io chiedo al mio paziente bevi vino quando mangi? Se lui mi dice no, io non ho la possibilità di verificarlo. A quel punto è lui, quando io gli rilascio il certificato, che firma, perché sono notizie che io ho dedotto dalla raccolta di dati anamnestici. Se io chiedo a un paziente hai avuto il morbillo e mi dice sì, è logico che il rapporto di fiducia è reciproco, io mi fido di quello che lui dice. Fumi? No, però poi magari fuma 40 sigarette al giorno, quello che volevo dire. Per cui, quindi dall'articolo 3, dottor, possiamo inserire... Sì, quella è la dichiarazione consegnata al comune, ma anche il certificato medico può essere firmato sia dal medico curante che... Allora, dove sta l'articolo 3? Per cui si può usare quella dichiarazione lì con la doppia firma, la firma del medico curante o altro sanitario di fiducia del nonno e la firma del... Per cui prevedere la firma anche del medico diventa una certificazione con doppia firma. Allora, quindi essere in possesso di un'età psicofisica dimostrata mediante il certificato medico. Allora, quella dichiarazione che è presente sul regolamento, dichiaro di non fare abuso di bevande alcoliche, non uso di sostanze alcoliche, e quel modello consegnarlo al candidato, il quale lo riempie e poi lo sottopone alla controfirma del medico che conferma, sì, effettivamente assume farmaci e da quello che gli è dato di conoscere non abusa in bevande alcoliche. Perché scrivere non uso significa che non puoi bere neanche un bicchiere di vino quando torni a casa. Ma allora che dobbiamo vedere se inserirlo, perché giustamente questo, questa dichiarazione discende da quello che abbiamo detto nel regolamento. Quindi dobbiamo precisare prima nel regolamento come scrivere bene. Perché dobbiamo precisare. Allora, quasi diciamo, due volte si affonda l'argomento. Essere in possesso di qualità psicofisica, allora l'allegato B. Sì, ma l'allegato B non è quello, perché non è che è l'articolo 3. No, io mi riferivo all'allegato B. Quindi allora nell'allegato dobbiamo specificarlo. Prego. Lo dobbiamo specificare. Sul regolamento. E quindi è l'articolo 3, ma sull'allegato, se lei vede l'allegato... Sì, sì, ma io dico, dottore, mi scusi, l'articolo 3 tra i requisiti richiesti, sì, rimane così e cambiamo l'allegato o aggiungiamo qualcosa anche allora, all'articolo 3? Modificato l'articolo 3, nel punto in cui si dice non fare uso di sostanze alcoliche, di non essere dedito all'abuso di bevande alcoliche o di non fare abuso di bevande alcoliche o farmaci, è logico che poi questo modifica l'allegato B, che è una diretta emanazione dell'articolo 3. Allora, facciamo una cosa. L'articolo 3 di non abusare di bevande alcoliche. Il comma 1, va bene, è sempre un unico comma, sostituire uso sostanze alcoliche con uso bevande. Abuso di bevande alcoliche. Né di assumere farmaci. Né
che possano determinare così come è scritto. Titolo 3, sostituire l'uso di sostanze alcoliche con uso di bevande abuso di bevande alcoliche, né di assumere farmaci che possano, e poi finisce. Poi invece alla dichiarazione della dichiarazione, qua dice di possedere i requisiti psicofisici come da certificato medico allegato, e quella punto 7 non fare uso, quindi a questo punto non abusare, non fare abuso, e sì, quindi non fare abuso di non fare abuso di sostanze alcoliche, di bevande alcoliche né di farmaci, assumere farmaci che possano determinare sonnolenza o disorientamento, e non c'è bisogno di scrivere altro con il certificato medico, in caso a quello allegato il medico curante potrebbe scrivere si conferma quanto dichiarato da mio assistito, e allora lo dobbiamo scrivere pure qua sopra, però perché? Sopra il chiede eccetera eccetera. Controfirma del medico, deve essere obbligatorio questa cosa, oppure il medico curante faccia, è obbligatorio lo fa? Mettiamoci nei panni del sindaco in funzione di datore di lavoro, sì. Io come faccio a sapere che i farmaci che questo assume, prima di tutto come faccio a sapere se assume dei farmaci, secondo lui mi dice che i farmaci che assume non alterano il suo equilibrio psicofisico. Però questo me lo deve confermare il medico, che può darsi che lui prenda del metadone perché ha fatto abuso di stupefacenti fino a pochi mesi prima, ma dice a me il metadone mi fa bene, non altera le mie capacità, e invece diventa un requisito per non avere l'idoneità. Per cui per quanto concerne l'abuso di bevande alcoliche e l'assunzione di farmaci, il medico certificatore confermerà quanto dichiarato dal proprio. Allora possiamo fare in questo modo: all'articolo 3 ci aggiungiamo un altro capoverso, e cioè il medico certificatore. Allora, relativamente, poi vabbè, vediamo da questo punto perché lo dovete votare. Il medico certificatore confermerà. Allora, relativamente al. Il certificato medico già gliel'abbiamo chiesto, quindi il medico che conferma la non assunzione di farmaci. Quindi vediamo direttamente che è il medico curante, perché lui è l'unico che è il medico curante, il medico un medico curante. Di fiducia, tanto la responsabilità poi comunque qualunque medico lo può assumere, anche se non è il medico curante. Lo firmerà. Ma noi intendiamo per medico curante il medico della ASL. Sì, il medico di base. Però tutti i medici sono curanti, dal momento in cui io curo una persona, sì, certo, una persona anche se non è un mio assistito, mi carico di tutte le responsabilità. Allora, va bene così, il medico curante controfirmerà la dichiarazione relativa all'assunzione di farmaci e all'abuso di bevande alcoliche. E quindi cosa devo fare? Certificato medico di idoneità. Allora poi sulla dichiarazione che rende, cioè la dichiarazione, sulla richiesta, perché questa è la dichiara e chiede quindi di essere ammesso, allega copia di documento di identità e certificato medico di idoneità. Però se l'abbiamo detto prima come deve essere, quindi va messo con l'ambito, certo. Si capisce perché ci deve stare la controfirma del medico, diciamo nel regolamento e poi anche nell'avviso.
abuso di sostanze alcoliche né di farmaci. Allora, scusate, l'abuso è per le sostanze alcoliche. Per i farmaci si può parlare di uso? Per i farmaci uso o assunzione, come le suggerivo prima. Che l'uso è relativo più a uno strumento. E quindi? Assunzione. Io non posso dire uso l'aspirina. Certo. Assumo l'aspirina. Assume, sì, l'abbiamo messo all'altro qua, visto di mettere pure a tutte le parti. Dove è riportata questa dicitura va cambiato in tutto. Però adesso dovete votare questi emendamenti, sì. Qui, ripetiamo. Allora, emendamento, che poi è lo stesso che viene ripetuto tre volte. L'emendamento è all'articolo 3, dove si aggiunge non fare abuso di bevande alcoliche né di assumere farmaci che possono determinare sonnolenza o disorientamento. Poi si aggiunge il medico curante controfirmerà la dichiarazione relativa all'assunzione di farmaci e all'abuso di sostanze alcoliche. Qui l'allegato. E poi sia nell'avviso, dove verrà scritto che di non fare le dichiarazioni, tra i requisiti, non fare abuso di sostanze alcoliche né bevande alcoliche, sostanze, sì, bevande, è quello che vedo tutto quanto, né di assumere farmaci che possono determinare sonnolenza, deve essere rilevante la polizia e stante la sua presentata l'ufficio protocollo. E poi nella dichiarazione, quindi non fare abuso di bevande alcoliche né di assumere farmaci che possano determinare sonnolenza. Va bene così? Allora, emendamento con importare regolare. Facciamo una votazione distinta per l'emendamento. Sì. No, prima si deve fare l'emendamento e poi si può fare il regolamento, quindi tutto quello che non mi assento. Se non ci sono ulteriori interventi, allora votiamo per. Presidente, solo se mi posso permettere una richiesta specifica all'assessore. Avete già in mente quale possa essere la prospettiva temporale di attivazione del servizio? Perché qui si parla di anno scolastico. Solo per intenderci, partirà da settembre in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico? In ragione delle domande che riceviamo, come vorranno aspettare, sì. Quindi potrebbe anche essere imminente, sì, sì, non sarebbe male. Sì, sì. Vabbè, grazie. Allora, apriamo la votazione per gli emendamenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva all'unanimità. Il testo coordinato, praticamente gli emendamenti calati in tutto il resto, tutti i regolamenti. Adesso votiamo per la proposta nella sua interezza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo anche per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva all'unanimità. Ok, quelle sono? 19:53. Allora, vi ringrazio, possiamo concludere la seduta.
53 e vi auguro, vi porgo gli auguri di una buona, come si dice, di buona fine e buon inizio d'anno a tutti. E il consigliere, prego, vuole dire qualcosa? Marco, mi è difficile interromperla, formare un modo di confrontarci, no? E apprezziamo il suo intervento. Non voglio sembrare per la porta fresca su tutto, ma adesso la seduta è chiusa ancora. Potrei anche essere io fuori luogo? No, non è questo, perché se al di fuori dal comando del consiglio, quello poi dobbiamo chiudere. Mi spiace, pensavo potesse fare gli auguri. No, pensavo invitassero ad ulteriori interventi. Sto facendo gli auguri per chiudere. No. Pensavo potesse fare gli auguri per interventi. No, ulteriori interventi no, consiglio. Buon anno. Auguri.